All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, nella pediatria, ci sono i volontari dell'ABIO, l'associazione Bambino in ospedale, pronti proprio a far giocare. ABIO è associazione per i bambini in ospedale, presente a Verona dal 2000 e presente anche qui in San Bonifacio, coprendo tutti i turni durante tutte le giornate, tutti i giorni della settimana, mattino, pomeriggio, sera. Siamo diversi volontari qui pronti a giocare con i bambini, proponendo loro attività diverse, utilizzando giochi, inventandoci, soprattutto usando tanta la creatività per fare in modo che questo loro soggiorno ospedaliero possa portare un po' la loro quotidianità, quindi il gioco come momento comunque quotidiano per fare in modo che questo soggiorno sia meno traumatico possibile. Visto che voi siete degli esperti, ad un bambino ricoverato a casa, allettato, con che cosa è corretto farlo giocare? Ci sono tantissime opportunità che noi possiamo utilizzare anche a casa e basta veramente, veramente poco. Credo che il giocattolo più importante per un bambino sia il suo genitore e quindi basta veramente un pezzo di costruzione. Questa può diventare un'astronave, un castello o un foglio bianco, può essere un tappeto volante, bastano due colori e diventa quello che vogliamo. Ed è questo in fondo quello che serve al bambino, sfogare la sua creatività e giocare con i suoi genitori.